Buongiorno agli amici di QDS.it, su internet del quotidiano di Sicilia, e siamo qui per una nuova puntata di QDS Posa Caffè e oltre al nostro guionista Giovanni Pizzo c'è anche il sindaco di Corleone, l'onorevole Nicolosi. Grazie onorevole Pizzo. A voi grazie, un saluto a tutti. Allora, come sempre accade, la prima domanda a Giovanni. Allora, onorevole, lei è sindaco di una cittadina storicamente importante per le aree interne della Sicilia e soprattutto per la provincia di Palermo, che è Corleone. Essere sindaco oggi in questo stato di dissesto dei comuni, non avendo budget, avendo sempre scarsità di risorse, come si esce da questa crisi ormai endemica? Questa sì che è endemica, non è più pandemica, ormai è una crisi endemica, la crisi dei comuni è endemica. Come se ne esce? È una situazione drammatica che io vivo, vorrei dire giornalmente, spesso anche la notte, perché essendo molto impegnato nel cercare di dare il massimo, io non ho aspirazione diversa da quella di fare delle cose belle. E beh, le cose belle comportano impegni enormi, relazioni, idee, progetti, visione. E pur essendoci tutte queste cose, poi c'è la realtà che ti impone e ti mette davanti tutte le difficoltà del momento, prima di tutto quelle finanziarie, poi quelle strutture. Anzi, vorrei dire, noi siamo un comune che ha varato il piano di riequilibrio, come ha fatto Palermo, senza i traumi di Palermo, perché ho ereditato una situazione di grave deficit proveniente da 15-20 anni di amministrazione, diciamo, quello che riescono a fare nei comuni. E abbiamo lavorato bene, devo dire, ma abbastanza bene, senza grandi sofferenze, però cosa ho avvertito e cosa dicevo anche alle centrali romane dove mi recavo per rappresentare le difficoltà dei comuni e di Corleone in particolare? Datemi personale più che soldi. Capitale umano. Risorse umane, personale più che altro qualificato. Perché purtroppo nei comuni da tempo non si assume e poi tanta della gente che ha adesso ruoli dirigenziali viene dalle cosiddette cooperative sociali. Francamente non è un personale che è partito bene e nel tempo si è un po' adagiato nell'andamento lento, che è tipico anche della Sicilia, dei siciliani, questo camminare piano con gli orari che hanno sempre un'elasticità. Ci vediamo intorno a quest'ora, tanto il tempo non è un valore ma è un'opzione. E queste sono le difficoltà enormi che si incontrano nell'amministrare una città come Corleone, che come valenza politica, mediatica, secondo me è la quinta sesta città della Sicilia. Cioè, levando alcune capitali, non tutte, alcune capitali, e poi qualche altro centro importante per il Nomanza, Corleone è lì. Sempre con problematiche enormi, con attenzionamento, un impegno eccezionale, e d'altronde devo dire che l'attenzione c'è, bene che ci sia, che l'attenzione comporta poi rigore morale e anche risultati. È per questo rigore morale che adesso è l'ultima, insomma, vi siete lamentati parecchio per questa fission di Corleone, appunto. Sì, io ho notato intanto che hanno cambiato il titolo, era Lady Corleone originariamente, che non si spiegava, perché loro davano poi una motivazione stranissima, dicevano ma è solo un cognome, sarà fatto a... risposto allora il padrino che cosa deve dire? Ma dico sarà fatto a Milano, sarà fatto... ma a maggior ragione dicevamo noi, che senso ha chiamare Lady Corleone una storia che non è ambientata qui, ma siccome si parla di mafia la chiamate Corleone, era quello lì. Adesso la chiamano la ragazza di Corleone. Se ti ricordi una tua coetanea, se ti ricordi una tua coetanea che purtroppo dopo che è scomparsa Monica Vitti fece il film La ragazza con la pistola, fu girato a Polignano a Mare, ma era una macchietta siciliana, invece fu girato in Puglia, quindi qui si tende al macchiettismo. Adesso noi siamo pronti a vedere, perché loro danno adesso un'idea di, vorrebbero dare un'idea diversa. La ragazza di Corleone dovrebbe essere una ragazza di Corleone che non so che fa, si trasferisce a Milano, perché prima dicevano che non c'entrava niente Corleone tranne la mafia. Ora invece la chiamano la ragazza di Corleone, che è già un po' diverso. La ragazza di Corleone sarebbe un soggetto originario di Corleone che forse si trasferisce non solo al nord, a Milano, eccetera. Noi stiamo aspettando, perché non sapendo più qual è la trama, certo. Allora lo sapevamo, non abbiamo un'arma per intervenire, la vedremo, ma se per caso dovesse essere
offensivo come temiamo nei confronti di Corleone, siamo pronti a intervenire per tentare di bloccare, poi non so se ci riusciremo o meno. Senta, faccio una domanda io e poi ovviamente riprendiamo a parlare di politica, io sono un po' più cronista. Diciamo che in questa pandemia si sono letti morti, moltissimi cittadini appunto dell'entroterra, diciamo palermitane, comunque Corleone, come ha detto Giovanni, è un pochettino il cuore, che comunque tipo si lamentavano di molte cose, tra cui viabilità, tra cui sanità, eccetera eccetera. Quindi insomma è vero che in effetti arrivare in ospedale per certi paesi è difficile, anche alla sanità mancano medici spesso, i pediatri, insomma quanto è stato difficile, e comunque secondo lei questi nuovi fondi che magari arriveranno, questi nuovi fondi per sanità, strade, i fondi europei, quanto possono aiutare un territorio come il vostro? Ma veda, obiettivamente abbiamo registrato in particolare in quell'area una situazione fortemente drammatica, Corleone verso Palermo, ma anche l'interno del Corleonese, Prizzi, Bisacchino, Giuliana, eccetera, l'Agrigentino più prossimo, il Trapanese più prossimo, con enormi difficoltà a poter godere di servizi in qualche modo, non dico eccezionali, primari. La sanità tra questi, oppure un rapporto con la città, oppure con l'aeroporto, eccetera, di un qualche minimo valore, senza le tragedie, i drammi che abbiamo registrato in questo periodo. Perché? Prima perché le strade sono impercorribili, poi perché a Palermo è intervenuto da 6 mesi, 8 mesi, un anno, già questa vicenda del Ponte Corleone. L'area che va dall'Agrigentino più prossimo al Trapanese, al palermitano dell'area dei Sicani, che sarebbero Bisacchino, Giuliana, Chiusa Scafrenese, più il Corleonese che si avvicina, vive una fase veramente drammatica. Non parliamo di sanità, con gli ospedali depotenziati, perché quando si è intervenuta la grande crisi finanziaria del 2011, la prima cosa che hanno tagliato hanno tagliato sulla sanità e sulla scuola, le due cose che poi hanno determinato e stanno determinando i gravi problemi che viviamo adesso. Adesso ci poniamo ci chiediamo come risolvere queste questioni. Le risorse ci sono e stiamo lavorando in maniera incredibile, però manca, diciamo, la struttura di supporto, il personale umano. Ne parlavamo l'altro giorno, anche ne parlava il ministro Orlando l'altro giorno a Teatro Massimo, quando intervenendo ha detto vedremo come fare, però il vedremo è troppo un condizionale, forse possibile, è un futuro che speriamo di poter registrare, però francamente sono questioni sulle quali sto dando l'anima, penso di trovare le soluzioni, di averle già avvistate, di realizzarle. Spero di poterlo fare negli altri 2 anni che ancora ho da sindaco di Corleone. Allora, tu però sei del Corleonese originario, Bisacchino in particolare, ma abiti a Palermo da sempre. Conosci quindi bene la città di Palermo e soprattutto conosci bene, perché l'hai frequentata, l'hai animata, l'Assemblea regionale. In che momento siamo della politica siciliana? Ma parecchie volte, forse più in passato, ma anche attualmente avverso delle situazioni che appaiono sconfortanti. Nel senso che, ma probabilmente è un dato che, o perché noi siamo affezionati ai nostri tempi, o perché questo dinamismo dell'essere determina questi elementi che in questo momento non mi appaiono evolutivi, ma mi appaiono involutivi. La classe dirigente si è impoverita complessivamente. Si è invecchiata e impoverita. La ragione secondo me sta nel fatto che, mentre in passato c'era un alimento delle classi dirigenti, erano i partiti, la formazione, vorrei dire lo stesso percorso politico-amministrativo, vedeva i soggetti diventare consiglieri comunali e poi fare la seconda elezione, poi diventare assessori. C'era una maturazione rispetto alla quale poi tu arrivavi
arrivava ai momenti più alti della rappresentanza politica, che era l'Assemblea regionale, il governatore della regione o il Parlamento nazionale. Adesso si arriva, perché non so per quale ragione, a diventare deputati, e cioè poi si diventa subito assessori. Francamente, impoverendo una condizione del governo della nostra regione, che poi si rivela in maniera drammatica. Intanto non c'è più rapporto tra il personale politico e il territorio. Io sono sindaco, ma se avrò visto in questi 3 anni uno o due deputati venire dalle nostre parti qualche volta, ma forse per qualche incontro di carattere occasionale, mai per ragione, diciamo, vediamo che succede lì, di che cosa hanno bisogno. Cioè, non c'avete un deputato di territorio, ecco, una volta, io ricordo i miei tempi quando si parlava della politica, che forse aveva dei ristori maggiori di quelli che adesso rappresentano, che la nostra settimana era fatta di 7 giorni, la domenica e il sabato più che gli altri giorni, perché si andava sempre in giro a fare riunioni, incontri, matrimoni, battesimi, cioè il contatto reale col territorio e con le persone. Ma questo determinava anche una maggiore relazione e una maggiore conoscenza dei problemi, che poi tu trasferivi nelle sedi in cui dovevi prendere decisioni. Adesso tutte queste cose non ci sono più. E quindi è un po' triste, devo dire un po' triste. La speranza è sempre, noi cattolici e cristiani, è sempre l'ultima a morire, anzi noi dobbiamo sperare che le cose vadano meglio. Beh, a Palermo per esempio è stato un esempio di un personaggio importante che alla fine... Tra l'altro delle tue parti. Sì, che alla fine però ha privilegiato le cose belle che ne ha fatte, però ha trascurato quello che magari può apparire il quotidiano, ma il quotidiano senza il progetto senza il quotidiano è una cosa che la gente apprezza fino a un certo punto. Il quotidiano, che è il vivere comune, le strade, la polizia, il lavoro, la circolazione, fanno sì che le due cose insieme ti costruiscono un protagonista della storia. Una cosa senza l'altra, una cosa fa molto scenografia, l'altra cosa invece è le cose terribili del giorno dopo giorno, che invece non possono essere trascurate. Poco fa parlavamo di Palermo, parlavamo del Ponte Corleone, altro evocativa nome che si ricollega alla sua città. Palermo è stata rappresentata per 40 anni da Luca Orlando, all'inizio della Democrazia Cristiana. Poi dopo, quando nel 90 lui si allontanò dalla Democrazia Cristiana e fondò la rete in una sua dimensione personale, quasi onirica, una visione. Poco fa dicevamo appunto, la visione senza il quotidiano non porta a una spinta, quindi a uno sviluppo della città. La città di fatto, e lei la conosce bene perché ci abita da tanti anni, è rimasta a quella ai tempi di Ciancimino, cioè non si è evoluta in meglio, è rimasta così sia sul piano urbanistico sia sui servizi, anzi forse è peggiorata. C'è stata un'intervista all'ex direttore del Biondo, ex orlandiano pure lui, che dice forse la città di Ciancimino era più ordinata rispetto alla città di Orlando, che è un paradosso della storia. Che cosa ci vorrebbe oggi a Palermo? Che tipo di sentimento? Ci vorrebbe, secondo me, l'ideale sarebbe un personaggio all'Orlando che abbia anche la capacità delle cosiddette quotidianità. Del prendersi cura di. Della città. Cioè, però è una cosa difficile, non è, infatti esiste. Non è una cosa seria. Io faccio una battuta di autocompiacimento: se io avessi 20 anni o 30 anni di meno mi sentirei di farlo. Ricordo un esempio. Io sono stato assessore all'urbanistica con Martellucci sindaco. E in quel momento lui era assessore al decentramento. Lui era assessore al decentramento, se mi ricordo bene. Sì, esatto. Poi ci fu una situazione interna e Martellucci venne, diciamo, sostanzialmente sfiduciato. E io fui tra quelli che in qualche modo, pur essendo assessore della sua giunta, mi sono adoperato perché lui lasciasse, che persona capace, persona onesta, però aveva elementi caratteriali veramente difficili da poter accettare.
Allora il Dominus di Palermo era Salvo Lima, il quale mi chiamò e mi disse: ma scusa, tu perché ti sei schierato contro Mastellucci? Era il tuo turno questo, perché dopo Mastellucci venivi tu. Io d'altronde ero assessore all'urbanistica, devo dire, con una situazione in di quale grande corrente eri, per ricordare la storia? No, ero vicino a Lima, sì, però un battitore libero, mentre c'erano per carattere, battitore libero per carattere, c'erano gli organici. E io non ero organico, per la verità io non sono stato mai organico a nessuno, però voglio dire apprezzato, perché avevo un grande rapporto con la città, l'università, la cultura, insomma molto, sul giornale ero quasi ogni giorno con un articolo, voglio dire, oggi Palermo avrebbe, proprio per il degrado in cui è scesa, e devo dire lì c'ha le responsabilità Orlando, che probabilmente non si è circondato di persone adeguate che potessero accompagnarle, mentre lui ha avuto la grande funzione di rappresentare Palermo in maniera autorevole in ambito nazionale e internazionale, qualità enormi, però non bilanciate da un impegno quotidiano che insieme fanno sì che un personaggio sia veramente forte e di struttura. Grazie.